Doveva essere neve. Lei non poteva certo avere una magia tropicale che ricoprisse il fiordo di sabbia bianca e caldo... fuoco! Emporio Querciola Vagabonda. Oh, è sauna! Saldi grande svendita, costumi a metà prezzo, zoccoli e protezione solare di mia invenzione, ya? Ah, bene. Per ora, che ne dici di scarponi? Scarponi pesanti e abiti. Quelli sono nel reparto invernale. Mi chiedevo se un'altra giovane fanciulla, la regina magari, non so, fosse passata di qua. L'unica pazza ad uscire con la tempesta sei tu. Tu e il montanaro? Saldi grande svendita! Carote. Dietro di te. Oh, certo! Perdonami. Ah, una tempesta coi fiocchi a luglio, ya? Chissà da dove viene. Dalla montagna del nord. La montagna del nord? Sono 40. 40? No, 10. Oh, caro, non ci intendiamo. Queste fanno parte delle provviste invernali. Quando per domanda e offerta c'è un grosso problema. Vuoi parlare del problema di domanda e offerta? Io vendo ghiaccio per vivere. Commercio duro da portare avanti ora. Insomma, è una situazione congelata. Sempre 40, ma ci aggiungo una visita alla sauna di Querciola. Ciao famiglia! 10 è tutto quello che ho. Vienimi incontro. Ma certo, per 10 c'è questo e niente di più. Ecco, dimmi solo una cosa. Quello che succedeva sulla montagna del nord sembrava una magia. Sì, e ora spostati, così sistemo questo furfante. Cosa hai osato dirmi? Va bene, va bene! Ai! No, Sven, non ti ho preso le carote. Ma ho trovato un posto per dormire. Ed è gratis. Mi scuso per cotanta violenza. Aggiungerò un quarto di Lutfisk. E addio senza rancore. L'abito e gli scarponi, ya?